bella pelle. Oh, ma tutte queste state con questo luogo, meno male che non c'è un. A me? Pelato nello spirito, da fare tante luci, di tanto tanto casca, spinto dello soldato, luce le neve pronte, e Cristo è solo male. Siamo davanti al centro italo-venezuelano di Caracas con il signor Giovanni Siciliano, un imprenditore di origine ragusana, anzi ragusanissima, del centro di Ragusa Superiore, della zona Cappuccini, mi sembra, della zona Cappuccini. Lo so perché sono una giornalista curiosa. Lei è un imprenditore da tanti anni qua a Caracas. Da quanti anni e che attività svolge? Io ho quasi 45 anni in Venezuela. Ho fatto un po' di tutto, sono stato un costruttore, ho costruito molto, ho fatto l'industriale, sono industriale, ho una bella cartiera, una cartiera di carte molto speciali, faccio anche la carta bollata, faccio le carte per gli artisti, faccio le carte per edizioni molto speciali e ne abbiamo fatto tante. Ecco qua. Ho tutto, ho una bella famiglia, ho tre figli molto belli, con tre nipotini, non ne parliamo. E beh, eccomi qua. Praticamente io sono stato in Italia 125 volte, delle quali 110 sono stato a Ragusa, come è logico. Ha dei parenti ancora a Ragusa? Sì, ho una cognata, ho due nipoti, Sergio e Lina, e c'ho un fratello, però un fratello va a Ragusa quando va di vacanze, in vacanze già che vive a Roma, c'ho una sorella ancora che vive a Padova, un'altra sorella che vive a New York e un'altra sorella ancora che vive qui in Caracas. Lei tornerebbe a vivere in Italia, a Ragusa? E perché no? E come? Io ci ho vissuto fino a 22 anni, vorrei ancora vivere a Ragusa, chissà, forse gli ultimi anni della mia vita, se ce n'è ancora. Quindi ha questo sogno nel cassetto, di ritornare forse? Sì, forse, chissà una delle ragioni per le quali uno ancora ha ragione di vivere e che vuol tornare un giorno. Grazie signor Cristiano. A lei. Fra due siciliane, un ragusano conosciutissimo, Filippo Giudice, scultore, che sta portando delle sue opere qui a Ragusa, e un altro siciliano di origine siracusano, Canicattini Bagni, il signor Mignego, che opera nel settore della metalmeccanica. Precisamente in che cosa? Macchine e utensili per appunto la metalmeccanica, cioè dire, noi cerchiamo di dare al metalmeccanico quella macchina più avanzata, più evoluta, quella macchina che gli permette certamente di entrare nel campo della produzione. È un paese che ha avuto tantissimi soldi, un paese che si immagini, siamo oggi 20 milioni, pertanto quando ha cominciato questo non arrivavamo neanche a 15 milioni e solamente per concetto di petrolio entravano 15.000-16.000 milioni all'anno. Io auguro al Venezuela e a tutti i nostri connazionali, ma non solo ai nostri connazionali, agli indigeni, di poter vivere una vita migliore come l'auguro un po' in tutte le parti del mondo, che non ci sia un terzo mondo, che ci sia soltanto un mondo e basta. Professore Manenti, presidente dell'Istituto Italiano di Cultura. Bene, io sono il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, perché l'Istituto Italiano di Cultura non è un organo che ha un presidente elettivo, è un ufficio del Ministero degli Esteri e ha quindi un funzionario del Ministero che lo dirige. Quindi grazie per il presidente, ma io sono il direttore dell'Istituto. Lei è sciclitano? Io sono sciclitano. Da quanti anni qua? Ma in Venezuela da poco, da 2 anni. Stamane qua al centro italo-venezuelano c'è la mostra Antichi Relitti nella Baia di Camerino, una mostra prestigiosissima che ha girato
tanti paesi d'Europa, è arrivata fino in Australia. Cosa pensa di questa mostra? Sarà apprezzata qui a Caracas? Ma guardi, questo è un paese in cui il patrimonio archeologico praticamente non esiste. Esiste un patrimonio archeologico che si riferisce all'epoca precolombiana, ecco. E purtroppo non è neanche ricchissimo il Venezuela di queste cose, essendo più ricca la zona andina, mi riferisco all'Ecuador, alla Bolivia, alla Colombia, il Perù. Non c'è dubbio però che studiosi di archeologia possono apprezzare realmente questa mostra. Volevo dirle che non è neanche la prima che noi facciamo, ne abbiamo fatta una l'anno scorso con pezzi archeologici provenienti dall'Italia con un ricco catalogo. Questa dà evidentemente un'idea di quello che è il patrimonio archeologico che si trova ancora nelle acque della Sicilia, che viene ospitato nel Museo di Camarina. Il direttore è stato molto gentile, ora tra qualche minuto ci sarà anche una conferenza con la quale lui illustrerà questo nostro patrimonio. E per quanto riguarda le manifestazioni artistiche, vorrei dire che l'Istituto ha organizzato nel Museo d'Arte Contemporanea una esposizione di grafica italiana contemporanea che comprende opere di 40 autori, da De Chirico a Guttuso a Piero Guccione della nostra provincia, che tutti noi conosciamo ed apprezziamo, assieme ad altri illustri esponenti delle arti figurative italiane. A casa mia, che le fa mia socia, li chiamano mazzarelle, però è lo stesso piatto identico, lo stesso sapore, lo stesso profumo, la stessa cosa, solamente cambia il nome, però è la stessa cosa. Ora, poi c'è un'altra cosa in comune, il ravioli. Il ravioli di ricotta con lo zucchero. Mia socia le fa il ravioli con la ricotta e lo zucchero, ugualmente quello di Ragusa. Cioè significa che insomma c'è qualcosa in comune. Certo. Questo del lato gastronomico. Poi c'è il lato linguistico. Ci sono delle parole che sono identiche al ragusano e che hanno lo stesso significato. Portare un esempio, che se, per esempio a Ragusa dice non me ne adunai. Sì, loro dicono non me ne so adunato. Cambia diremmo l'ausiliare, sì, l'ausiliare, però è lo stesso, perciò ha lo stesso significato. E allora dico, che cosa c'è in comune tra la provincia di Teramo e quella di Ragusa? Ora ne parliamo, ora lo vogliamo. In comune c'è qualcosa. Allora, si chiama di nome proprio Pippo? Giuseppe Giumano. Vabbè. Però Pippo, per le persone che esatto. Sempre al centro italo-venezuelano, di fronte alla sala che espone la mostra Antichi relitti nella Baia di Camarina, con un ragusano, il signor Giuseppe Giomaga. Da quanti, detto Pippo, Pippo, per gli amici, per Pippo chi lavora. Pippo il biondo. Pippo il biondo. Sì. Da quanto tempo è qua in Venezuela? Da più di 35 anni. Che cosa fa? Sono rettificatore di ceppi. I ceppi sono dei plastici che si usano nell'industria delle scarpe, del calzato turificio, dove tagliano la pelle. Allora io rettifico questi ceppi e li fabbrico e li rettifico, cioè un'industria di plastico diremmo. A Ragusa dove abitava? Ultimamente abita mia mamma in Viale Europa 439, però io sono nato in Via Ruggero VII 27. Ha contatti con i ragusani, viene ogni tanto? Sì, qui al centro italiano ci vediamo continuamente. A Ragusa viene? Sono stato nell'agosto passato. Lei è sposato, mi diceva, con un abruzzese, sì. E ha un'idea, un progetto, raccontiamole, no, a ragusane, di lanciare un gemellaggio fra Ragusa e la provincia di Teramo, dica perché. No, veramente non ce l'ho questo progetto. Si potrebbe parlare di fare uno studio sulle cose in comune che ci abbiamo tra Ragusa e la provincia di Teramo. Siamo alla Casa Sicilia, nei pressi di Caracas, con un illustre ragusano, il professor Salvatore Pluchino, docente all'Università di Caracas in farmacologia. Come trova questa realtà dei ragusani e che cosa vuole dire ai tanti ragusani che si riconoscono in lei, appunto per il prestigio che lei ha portato in questa terra e per il prestigio a livello internazionale? Beh, non so se dire buongiorno, buonasera, perché non so a che ora sarà messo in schermo questo programma, però
all'inizio credevo che sarebbe stato più facile dirigermi ai ragusani, però se lei dice che devo dirigermi a loro perché si identificano in me per il prestigio internazionale, allora mi sento in difficoltà. No. Io mi identifico con i ragusani perché mi sento ragusanissimo nelle radici più profonde, vivo Ragusa intensamente tanto durante i pochi giorni che a volte trascorro là, però credo che la vivo ancora più intensamente quando sono lontano da Ragusa. Non ho mai trascorso periodi prolungati là, per cui mi manca sempre, mi manca. Quando vado via, esattamente quando arrivo all'ora del commiato, già sto pensando quando toccherà la prossima visita a Ragusa. Dire cosa sento adesso per questa visita dei ragusani, devo dire che mi sento come se fossi partecipe di questi sforzi e di queste iniziative. Sapere che esiste costituita ufficialmente un'associazione dei ragusani nel mondo mi riempie di gioia. In varie delle visite che ho realizzato nel passato a Ragusa, a volte accennavo la necessità di costituire qualcosa di simile e addirittura pungolavo un poco quello che potrebbe essere l'amor proprio, dicendo che i friulani sono così organizzatissimi che in qualsiasi buco del mondo esiste un Focolare Furlan, e perché non dovrebbe esistere un Focolare Ragusano anche. Quindi questi sono gli albori, sarebbe un po' la seconda spedizione che si organizza sotto l'egida di questa nuova e bella associazione che presiede il carissimo, dico carissimo perché siamo amici da ragazzi, l'onorevole Antocci, e spero, addirittura ho conosciuto anche il segretario nell'ultima mia visita a Ragusa, Sebastiano D'Angelo, che mi è sembrato anche molto fattivo, molto attivo. Quindi auguro che questa iniziativa abbia un futuro prospero e dovrebbe costituire un ponte di allacciare un po' i ragusani sparsi dappertutto. Io sempre dico, persino ne faccio abuso nelle mie lezioni all'università, spiego ai ragazzi cos'è Ragusa, in che posto della Sicilia esiste Ragusa. A volte faccio certo gemellaggio con Siracusa perché, malgrado io non sono un grande matematico, però uso molto la matematica, quindi ricorro a logaritmi, allora uso anche Archimede e dico che era quasi paesano nostro. Poi una volta c'è stato qualcuno che ha voluto quasi pungolarmi in un'assemblea all'università, ha detto, si dirigeva al resto del pubblico, e allora ha detto: come direbbe il mio amico Salvatore in questi casi? E allora girandosi verso me dice: a proposito Salvatore, sempre dimentico dove sei nato tu. Questo era un poco, un pizzico quasi di cattiveria c'era, per dire che malgrado io formo parte dell'assemblea dell'università ero uno straniero. Quindi ho chiesto permesso al decano che presiedeva la riunione per poter spiegare al mio collega dove ero io nato. Allora ho detto a lui, dico: guarda, io so che potrei spiegartelo geograficamente, però riconosco che la geografia non è il tuo forte, però so che la cultura è il tuo forte. Dico: guarda, io sono nato in un pezzetto di terra che è l'unica nel mondo che in un raggio di 65 km conta con due premi Nobel di letteratura. Dico: non ti rivelo chi siano perché sarebbe offendere la tua cultura. Da allora non mi ha più chiesto dove sono io nato. Quindi forse sto facendo un monologo un po' pesantuccio. No, è un piacere. Però sono un fanatico di Ragusa e so solamente che è un fanatismo sano, però sì, sono un fanatico. Sì, se mi toccasse decidere dove nascere un'altra volta, sì, Credo che sceglierei Ragusa, sì. Questo è bellissimo, lei professore si sente ragusanissimo, ha detto, però uno scienziato che ha scelto di vivere in Sud America. Cos'è il Sud America? Guardi, la scelta non è stata una scelta per decisione personale. In primo luogo i miei genitori erano emigrati nel Venezuela, all'inizio non li ho voluti seguire, io seguivo i miei corsi di studio nel ginnasio liceo Umberto I, Ascolo Carmeno si chiamava, e quindi ho finito, diciamo, la parte del liceo, ho cominciato l'università in medicina, prima a Catania e poi a Torino, quindi non è stata veramente una decisione, non potrei mai dire che io ho deciso venire qua, le circostanze hanno deciso per me, mi hanno portato un poco per riunirmi con i genitori perché già pensavano continuare a risiedere qui. E l'inizio, guardi, è stato tragico, è stato... Papà e mamma non se ne sono mai accorti che io piangevo, lo facevo di nascosto, però sì, ho pianto perché non mi sentivo comodo, non mi ambientavo. Però a distanza di tanto tempo devo dire ormai che ho lavorato per questo paese, gli voglio un gran bene,
ho due figlie nate qui, malgrado sono nel fondo anche loro ragusanissime, e quindi come tutti gli emigranti, e questo non va da offesa di voi altri che non lo siete, una volta di fronte al Presidente della Repubblica del Venezuela ho detto: noi emigranti siamo degli esseri privilegiati perché sappiamo amare la terra dove siamo nati con il cuore, perché si dice che si ama nel cuore, poi non è proprio vero, ma ad ogni modo è nel cuore dove apparentemente si sentono questa roba qua, però dico, abbiamo imparato anche ad amare con il cervello, con il raziocinio, la patria adottiva. Quindi siamo dei privilegiati, dico, nessuno può vantare delle circostanze così favorevoli come saper voler bene, saper amare con il cuore e con il cervello. Questi siamo noi gli emigranti. Quindi io sono ragusanissimo, però mi creda che quando io parlo dell'Università Centrale del Venezuela mi sento totalmente coinvolto nel bene e nel male, come tutte le università. Sono profondamente universitario, non potrei vivere senza l'università, potrei persino già ritirarmi in pensione da qualche anno a questa parte, non lo faccio sin quando non mi sbatteranno fuori. Lei mi dice come si sente uno scientifico, io non pretendo di essere scientifico, compio con i miei doveri, amo la docenza come lei non immagina, se mi togliessero gli alunni mi sentirei quasi mutilato di qualcosa che sento profondamente, e anche amo la ricerca, faccio ricerche basica, si chiama basica, quella che faccio in animaletti, e faccio anche ricerca applicata con pazienti, con individui, fondamentalmente nell'area cardiaca, cardiovascolare e l'area respiratoria. Ho due buoni gruppi, tre gruppi di lavoro che mi appoggiano in questo senso qua, quindi dovrei dire che da questo punto, anche se suona male, mi sento soddisfatto. Però sempre dico a tutti che quando mi dicono che parlo bene il castellano, dico che lo parlo con accento ragusano. Ah, è bellissimo quello che sta dicendo. Un'ultima domanda, me la permetta, professore. Per carità. Questa è una terra piena di contrasti. C'è tanta, tantissima povertà. Sì, ci sono queste roncitas, sì. Milioni di persone, sì, che vivono in maniera inumana. Sì. Il mondo della cultura cosa fa per migliorare questa situazione qui a Caracas? Guardi, potrei dire il mondo dell'università, perché lo viviamo in carne propria, perché gran parte dei nostri studenti vengono anche dalla famiglia povera, non tutti gli studenti sono ricchi, noi abbiamo studenti poveri, specialmente che non costa niente qua studiare. Non so cosa potremmo fare, a volte mi dispero e credo che non c'è proprio nulla da fare, altre volte credo che le nuove generazioni potrebbero essere meglio di quelle che hanno avuto in mano la responsabilità di condurre questi paesi. Però è duro, molto difficile, io credo addirittura che corriamo il rischio di peggiorare ancora, più che migliorare. Guardi, proprio l'altro ieri in un seminario che avevo all'università, abbondano le ragazze che studiano medicina, chiedevo qualche volontario che venisse a risolvere dei quesiti che io avevo, prima non si è alzato nessuno, poi si è alzata una ragazza. E io ho detto, una volta ancora si dimostra che è arrivato l'era delle donne. Dico, qui il terzo mondo, non mi sono riferito solo al Venezuela, il terzo mondo, dico, è stato sinora amministrato dagli uomini. Dico, che ci aspettate a prendere le redini in mano per vedere un po' cosa sapete fare voi altri? Sono sicuro che lo farete meglio, perché peggio non si può fare. Quindi non so, ci sono radici profonde, ci sono problemi già molto complessi a livello internazionale per poter essere io chi dà la chiave per risolverli. Noi nell'università lottiamo, però mi creda, a volte mi dà l'impressione che siamo dei Don Chisciotte, ci mancano solo i mulini a vento e, come si chiamava, Sancho Panza, quello che stava al lato. Questo non vuole essere una conclusione pessimista, però è solamente realista. La ingannerei a chi mi ascolta se dicessi che abbiamo già in mano i mezzi come per risolvere questi grandi problemi che ci assillano qui nel terzo mondo. Chissà, in parte ormai ci sappiamo vivere, conviviamo con i problemi, però non creda che c'è rassegnazione, c'è molta ansia, c'è molta volontà per risolverli. Come? Non saprei. Attualmente anche il mondo politico sta soffrendo una rivoluzione come quella che si è sofferta in Italia e in molti paesi del mondo. Speriamo che sia in bene questo. La ringrazio, professore. Io ringrazio lei per l'onore, e se c'è eventualmente l'opportunità che mi vedo, mi ascolta qualcuno dei miei amici, che ne ho tanti a Ragusa, o dei miei parenti, che ne ho anche tanti, devo dirvi in spagnolo, che tradotto all'italiano vuol dire vi voglio molto bene, lo schiero mucho.
Grazie a lei. Grazie mille. Non so se forse abbiamo abusato, ho fatto quasi un grande monologo. No, è stato bellissimo. Sì? A casa Sicilia con un'altra coppia di ragusani, i signori Sulsenti. Signor Sulsenti, lei di dov'è precisamente? Da che parte di Ragusa? Da Ragusa, bueno, sono nato in via San Vito come nato, però ho vissuto sempre in via Terettelena quasi sempre. Da quanti anni è qua? Siamo qua da 25 anni. Che attività svolge qua? Beh, qua c'è una compagnia di installazione industriale, da quando sono venuto. Sempre... E da tanto che non viene a Ragusa? Da 10 anni credo, super giù, massimo o meno, 10 anni. Lei signora, di dov'è? Io sono da Ragusa pure. Sì, che quartiere? Ah, via Nettelentelena, sì, lo stesso, no? Avete dei figli? Come no, 2 sposati, un maschio e una femmina, ho 2 nipotine. Una di 6 anni, una di 1 anno e mezzo. I figli sono nati pure a Ragusa. Ah, i figli anche sì. Ragusane? Sì, sono ragusane. Ragusane, capito. E sì. Quando è che avete intenzione di tornare a Ragusa? Non lo so, speriamo l'anno prossimo di fare un giro, salutare a tutti gli amici. Ecco, avete dei parenti, volevo dire, degli sì, amici, vi volete salutare? Ho moltissimi amici, a Pina Criscione, al dottore Cannizzaro, e a Tina Di Stefano, l'avvocato Di Stefano. Moltissimi amici abbiamo che li salutiamo. Signor Sulsenti, un carissimo abbraccio a tutti. Vi piacerebbe ritornare a Ragusa o no? Beh, il problema non è che mi piacerebbe o no, certo che piacerebbe perché le origini sempre sono le radici più forti nella vita, è che uno si forma, diciamo, una famiglia fuori, c'ho i figli qua sposati, c'ho i nipoti qua. Quindi pensare di andare a vivere a Ragusa sarebbe come un po' separarsi, perché non è che i miei figli potrebbero venire là, si sono sposati qua, vivono qua, hanno figli qua, quindi speriamo di andare e venire quanto più possibile. Un'altra coppia di ragusani qui a Casa Sicilia, a Caracas, i signori Chessari. Signor Giorgio Chessari, da quanti anni qua in Venezuela? Tanti anni, già quasi 38 anni. Che attività svolge? Io sono meccanico. Capito. Dove viveva a Ragusa? A Ragusa abitava a Ibla, sono di Ibla. È tornato qualche volta? Sì, sono tornato nel 91. Dove abitava Ragusa? A Ibla. Sono stata sempre lì, poi di là sono di Venezuela. Il suo cognome da signorina? Criscione. Ce ne sono tantissime Criscione. Mio fratello, se mi vede, tante baci, abbracci, saluti a tutti i miei. E, bene, amici, ce ne sono tanti amici, parenti, per tutte, tante saluti. Grazie signora. A Caracas un altro ragusano illustre, l'architetto Enrico Cilia, professore all'Università di Caracas. Professore, questa sera lei è qui forse per ritrovare le sue radici, una commedia dialettale portata in scena da un gruppo di Chiaramonte Gulfi. Innanzitutto lei da quanti anni è qua a Caracas e che ricordo ha di Ragusa? La parte bella è che sono nato a Caracas, mi sento molto ragusano e ogni volta che vado a Ragusa, che cerco di andare ogni anno, ogni 2 anni, c'è questo bellissimo sentimento di trovarmi con gente che parla come parlo io, che ha la mia stessa pelle, il mio stesso colore, le mie stesse abitudini, però purtroppo che ho vissuto tutta la mia vita fuori e solamente vado in vacanze a Ragusa. De maniera mi sento molto felice di ritrovare tanta gente, anche c'è mia cugina che sta visitando, e vedere tutta questa gente della stessa località da dove io ho le mie radici. Architetto, le volevo fare una domanda proprio che riguarda il suo campo. Caracas è una città piena di contraddizioni dal punto di vista urbanistico, si va dalle Ronchitas a questi monumenti forse un po' ormai degradati da gusto anni 50, 60, veneristico. Che cosa ne pensa lei e che cosa accadrà urbanisticamente a questa città? Caracas è una città davvero complessa e molto difficile. Il problema più grave che c'ha è che è una sommatoria di piccole urbanizzazioni che manca ricucire e cercare di collegarle.
C'è molta gente che dice che è una città moderna, piena di caratteristiche che la definiscono, con le sue autostrade, con la sua natura messa in mezzo, col suo clima tropicale. Noi che l'abitiamo tutti i giorni e che dobbiamo confrontare quel traffico disastroso che abbiamo con le macchine e anche questa mancanza di ordine che quando uno va in Europa se la gode così tanto, quell'ordine che dà l'urbanistica classica, no? Questa urbanistica molto complessa e molto difficile. Un'ultima cosa, architetta, a proposito di urbanistica classica, nel suo cuore c'è qualcosa di barocco, cosa insegna? Oltre il disegno e la composizione, si può fare entrare nell'animo dei giovani la nostra cultura barocca? Molte volte mostro diapositive di Ragusa, perché sono molto contento di provenire di Ragusa e tante volte Ragusa Ibla è nelle mie diapositive. Un altro ragusano qui a Caracas, il signor Giovanni Scala, viene da dove? Io da... no, sono qui a Caracas. Da Ibla? Sì, sono nato a Ibla. Da quanti anni è qua? 43 anni. So che lei è un bravissimo sarto. Ah, beh. Il miglior sarto di Caracas, dico. No, beh, modestamente. E da tanto che non viene a Ragusa? No, l'anno scorso sono stato, spero di venire l'anno che viene. Ha dei parenti? Un fratello e zii, cugine. Se li vuole salutare tramite la nostra televisione sarebbe un piacere. Sì, salute a tutti, anche agli amici, c'ho diversi amici a Ragusa. Le sta piacendo lo spettacolo? Sì, moltissimo. Lo comprende il dialetto? Sì, logico, sì. È un dialetto molto antico, sì, comunque. Sì. Queste settimane dell'italianità, secondo lei, questi rapporti con la madre patria sono giusti? Sì, sono giusti, sono buone, si devono ripetere perché noi ci sentiamo più animati. Lei si sente ragusano o caracheño? No, ragusano. Io ho 43 anni e non ho perso la nazionalità. E con noi Giovanni Sursenti. Sei ragusano? Sì, ragusano. Da quanto tempo sei qua? Dal 66, sono un 20... No, sarebbero quasi 30 anni, 28, no? Però parli benissimo l'italiano, hai conservato questa cosa di parlare in italiano in famiglia? Sì, sì, mio padre e mia madre hanno sempre parlato italiano con me. Mi sono sposato con una venezuelana, però figlia di italiani, ogni tanto viaggio così che, con sei la possibilità di sei venuta a Ragusa in questi anni? Sì, tre anni fa sono stato a Ragusa. Ho rivisto certi amici però conosciuti nel Venezuela. E come ti trovi? Perché non mi ricordo proprio di altri, no? Certi amici di mio padre, sì. Che impressione ti fa Ragusa? Beh, veramente al vederla mi sembra una città piccola, però simpatica. Che lavoro svolge qua? E qui abbiamo, mia moglie e io abbiamo comprato una cartoleria, è un mestiere che sto realizzando da pochi anni, perché veramente io sono specialista in dogana, in questioni di importazione ed esportazione. Però adesso mi sto dedicando al commercio. Questa sera cosa ti ha portato qui? Beh, mi hanno detto che c'era uno spettacolo teatrale che è stato molto carino, veramente sono felice. Di aver visto, aver sentito il dialetto e un'opera di teatro del genere. Buona. Salvini è sempre veramente che dare da mangiare agli animali, carne, cuore, cose. Troppo. No, vabbè. Ma tu in Austria l'hai vista così? No, no, non ho visto che dire. Siamo una paperda, non siamo una paperda. Vai. No. Come ho uccido tutto il mio amico? Faccio male, finisce anche presto. No, se dobbiamo essere, dobbiamo mettere l'acqua. Agua per me.